Del settimo concorso letterario Marello con un grande amico di Angelo Marello e un grande pezzo di storia del Toro, Carlo Crippa. Oggi qui è però non tanto in veste di giocatore quanto di amico. Amico d'amico, senz'altro, perché è una persona che devo dire soltanto bene, da quando l'ho conosciuto al giorno d'oggi, non soltanto con me, ma in generale con tutte le persone. Una persona veramente che quando ne parlo mi viene alla pelle d'oca ogni volta che io accenno Angelo. Il mio rapporto è, cioè, non dico che verso di lui di riconoscenza ne ho tante, perché ha sempre esternato delle cose che, insomma, poi dopo il rapporto diventa duraturo perché ci si frequenta una cosa e l'altra. Perché io ho iniziato a rivederlo quando è morto Don Francesco, perché insomma le distanze, a un certo punto io a Milano, lui a Torino, allora venivo poco. Da quando ci siamo rincontrati, diciamo che non dico settimanalmente, ma ogni 15 giorni sono a Torino, o per una cosa o per l'altra. Infatti gli ho detto adesso di trovarmi un localino, perché sono stufo di fare avanti e indietro sull'autostrada per venire a tutte le manifestazioni che Angelo partecipa, che a me mi fanno piacere, però tante volte devo dire di no, perché, cioè, insomma, questo qua è da 8 anni che vengo, tranne l'altro anno che ero influenzato e non sono venuto. Questa è una cosa che non mancherò mai in qualunque momento, di solito, perché verso Angelo, insomma, c'è un'ammirazione eccezionale, e penso che anche lui nei miei confronti, ecco, diciamo. Penso che anche lui, mi metto alla pari degli altri, però un po' più di non neanche simpatia, di bene verso di me ce l'ha, ecco, sia lui che sua moglie, ecco, perché ho conosciuto diverse persone. È così, confermo, confermiamo. No, solo per chiarire, signor Crippa non viene da qui accanto, non viene da No, Moncalieri, viene ogni volta da l'80 che lontanuccio. io vengo da Milano, vicino Milano, insomma, il tempo oggi qua è bello, invece da noi c'era 40 centimetri di neve. Infatti, se telefono che non vengo perché la neve, non ci crede nessuno, ma vate con la neve qua. Noi eravamo pieni, comunque, veramente. Oggi sarà una giornata abbastanza bella, sia adesso che pomeriggio. Senz'altro andrò a casa verso le 6, 6 e mezza, perché non mi lascia mai andare, capito? No, lui ha tante quelle cose, comunque niente. Penso, non so, di aver detto tutto, più di poi tante cose si può dire di Angelo, ecco. No, invece sul Toro, insomma, Carlo Crippa è appunto un pezzo di storia del Toro, abbiamo avuto il piacere e l'onore di sentirlo anche per la realizzazione del volume La grande storia dei derby Torino-Juventus, e meno male che si parla un po' della storia dei derby, perché l'attualità dei derby è un po' triste. Ormai è un ricordo bellissimo, ne ho viste talmente poche che, insomma, non so, ne avrò vinti uno o due massimo, adesso non mi ricordo perché non. Beh, però di cui uno con un suo grande gol. Uno che ha fatto gol anche mio figlio nel derby con la, no, nel derby con la Juve quando giocava nel Torino, Sì. l'altra col Massimo. Sono dei bei ricordi, ecco, però io tante cose mi sono messe dietro. Verso il Torino c'ho sempre una. Insomma, si sente, ecco, in poche parole, è una cosa che ti rimane dentro, ecco. Non sono frasi di circostanza, almeno da parte mia, perché per me il calcio è stato un lavoro prima, dopo mi sono tolto dal calcio per motivi che col mio carattere, perché se è rosso è rosso, se è nero è nero. Stare nel calcio era difficile perché da giocatore si sbaglia con la propria testa, quando si diventa dirigente o allenatore si è sempre condizionati. Poi dopo io ho già fatto una scelta, dopo il calcio avrei intrapreso la. Quello che sapevo di dover fare, di mettere su una dita di tranciati e andare avanti io e mio fratello, perché avevo già fatto una scelta quando ho iniziato e quando smettevo sapevo già cosa dovevo fare. Il calcio nel frattempo. Ho dato tanto, ma come io ho dato tanto al calcio, però dopo, come si finisce, si diventa delle persone normali nel calcio. Il calcio è cambiato, il Toro anche, ma riesce a restare affezionato anche al Toro di oggi? Sempre, per quello sempre, rimarrò sempre affezionato, anzi sono venuto mica a vedere ancora la partita Torino-Milan con tre milanisti, quando posso vengo, ecco. Adesso seguo molto spesso Renate perché mio figlio là a fare il direttore generale, allora, e poi sono vicino a casa, ecco.